Benvenuti nel video tutorial di MyVet Diet, il primo software online completo dedicato alla corretta nutrizione dei cani e dei gatti. In questo video tutorial vedremo come preparare un piano di dimagrimento per un nostro paziente, come stamparlo e come aggiornarlo con il peso raggiunto dall'animale durante la dieta. Dopo aver effettuato il login al programma e essere entrati nella nostra area privata, dovremo cliccare sulla scritta Piano di dimagrimento presente nel menu a sinistra. Così facendo si aprirà una pagina contenente l'elenco dei piani di dimagrimento che abbiamo preparato fino a questo momento. Per cercare un piano che abbiamo preparato in precedenza, potremo utilizzare la funzione di ricerca, inserendo il nome dell'animale o il cognome del proprietario nel campo contrassegnato dalla lente di ingrandimento. Dopo aver cliccato il tasto invia, il programma ci mostrerà il piano di dimagrimento di quello specifico paziente. Se vogliamo aggiornarlo con il nuovo peso raggiunto dall'animale e controllare se l'animale sta ottenendo i risultati che ci siamo prefissati, basterà cliccare sul tasto Aggiorna. Così facendo si aprirà il piano di dimagrimento relativo al nostro paziente. A questo punto dovremo andare ad inserire il nuovo peso nella casella relativa alla settimana che è trascorsa dall'inizio della dieta. Se ad esempio stiamo effettuando la visita di controllo dopo un mese dall'inizio, dovremo inserire il peso raggiunto ad oggi nella casellina sotto la scritta reale e all'altezza della quarta settimana. Così facendo potremo controllare rapidamente se il peso attuale rientra all'interno dei range che ci eravamo prefissati per quell'animale, a seconda che il dimagrimento segua un andamento più lento o più rapido. Una volta inserito il nuovo dato, per salvarlo, basterà andare in fondo alla pagina e cliccare sul tasto Salva. Per inserire un nuovo piano di dimagrimento, invece, dovremo cliccare sul tasto Nuovo piano di dimagrimento presente in alto a destra. Così facendo si aprirà la pagina per inserire i dati del nostro paziente e preparare il prospetto di dimagrimento. Il veterinario a questo punto dovrà inserire i dati dell'animale completando tutti i campi relativi alle caratteristiche del paziente. Nome del proprietario, nome del paziente, peso ideale e peso attuale. Se invece il veterinario ha già inserito e salvato in precedenza la visita del paziente in questione, basterà che selezioni la visita dal menu a tendina sotto la scritta Scegli visita. E in automatico MyVet Diet compilerà tutti i campi sottostanti, compreso il peso attuale e il peso ideale inseriti nella visita dall'utente. A questo punto il software calcolerà in automatico di quanto l'animale è in sovrappeso e stimerà i chilogrammi che dovrà perdere a settimana a seconda che il dimagrimento che l'animale subirà sia più rapido o più lento. Le linee guida indicano in generale che in un piano di dimagrimento corretto un animale dovrebbe perdere a settimana tra lo 0,5 e il 2% del suo peso. Inoltre, MyVet Diet preparerà un prospetto di dimagrimento per quel paziente, in cui indicherà il tempo necessario affinché quell'animale raggiunga il suo peso ideale e il peso che dovrebbe raggiungere settimanalmente a seconda della velocità con cui perde peso. Infine, il software crea un grafico che il veterinario può decidere se stampare e consegnare al proprietario insieme al piano di dimagrimento. A breve vi spiegherò come. Nel campo Note aggiuntive, MyVet Diet offre un testo standard con all'interno una breve spiegazione dei valori presenti nel piano di dimagrimento e come utilizzarlo al meglio. Tuttavia, il veterinario è libero di cancellare questo testo e sostituirlo con le indicazioni che preferisce. Una volta terminato di preparare il piano di dimagrimento, per salvarlo basterà cliccare sul tasto Salva presente in basso a destra. A questo punto il nostro piano comparirà nell'elenco dei piani di dimagrimento che abbiamo preparato fino a questo momento. Per stamparlo basterà cliccare sulla scritta Stampa. Così facendo si aprirà un file PDF che potrà essere stampato o inviato via mail. Il file contiene i dati del cliente, le previsioni di dimagrimento e una tabella di previsione delle variazioni di peso. All'interno di quest'ultima il programma crea una colonna dove il proprietario può comodamente segnare il peso dell'animale man mano che passano le settimane, in modo da poterlo confrontare facilmente con i risultati che ci si aspetta dal piano di dimagrimento. In questo file è presente anche il grafico che indica l'andamento che dovrebbe avere il dimagrimento del paziente e le settimane che dovrebbe metterci per raggiungere il suo peso ideale. Se il veterinario lo desidera, può non farlo comparire nella stampa.
Per evitare che esso compaia nel file PDF, dovrà impostare questa opzione nell'area dedicata al suo profilo. Per farlo dovrà cliccare sull'omino in alto a destra e poi cliccare sulla voce Profilo. Scorrendo la pagina troverà la scritta Mostra il grafico nelle stampe dei tuoi piani di dimagrimento. Una volta tolta la spunta di fianco a questa scritta e salvate le modifiche cliccando sul tasto Salva in basso a destra, il grafico del piano di dimagrimento non sarà più presente nelle relative stampe. Arrivederci al prossimo video tutorial dallo staff di MyVetDiet.